C'è un pari merito per quanto riguarda il terzo posto, non ci eravamo sbagliati. Elissa Downey salirà dunque con Elizabeth Sides. Representing Great Britain. Locul al treilea și câștigătoarea medaliei de bronz, reprezentanta Marii Britanii. And representing Germany. Și reprezentanta Germaniei. Elissa Downey and Elizabeth Sides. Vanno insieme al terzo posto. Hanno ottenuto un punteggio importante, 14.133, eccoli insieme al terzo posto. Questa è un'altra medaglia per Elissa Downey, che aveva vinto il volteggio, la medaglia d'argento, e ieri il concorso generale. Diciamo che è un po' lei sino a questo momento il personaggio simbolo femminile del campionato europeo, Igor. Sì, è un po' la regina di questo campionato europeo, perché dove si è cimentata ha portato a casa una medaglia e è stata sempre diretta e prima protagonista. Quindi finalmente vediamo il sorriso di Yelena Eremina, sempre di solito impassibile e serissima, e primo posto meritato per Nina Derwael con 14.633. Locul întâi, câștigătoarea medaliei de aur și campioană europeană. Non è stata in questo senso una sorpresa, molto determinata. Anche qui una medaglia meritatissima, partita decisa all'attrezzo, senza alcun tipo di esitazione. Piace invece per Sofia Kovac, che è caduta, così come è caduta la francese De Jesus Dos Santos, e anche Rebecca Doni, che si è infortunata alla mano. Cosa ti è piaciuto soprattutto della Derva e la Carmine? Beh, la Derva, guarda, quando abbiamo commentato in diretta per questa novità che ha portato con la ripresa dello stagio dal calcio con mezzo giro, ma legato poi a un altro salto di passaggio tra lo stagio alto e quello basso. Ma al di là della novità dell'elemento, è proprio la continuità che ha dato al suo esercizio, terminando con un'uscita molto bella, con una sola gran volta di preparazione e stoppando quasi anche la parte finale. Meritatissimo il primo posto della Derwael. E sentiremo dopo tanto tempo l'inno del Belgio. The bronze medal is handed over by Mr. Octavian Bellu. La medaglia di bronzo è stata accordata da Octavian Bellu, direttore sportivo. Octavian Bellu è stato per tanti anni responsabile della nazionale rumena, non è questo signore, lo vedremo tra poco con i baffi e con gli occhiali. Allenato, ne cito una su tutte, Gina Gojean. Impassibile al corpo libero, non sorrideva mai ma vinceva sempre, Igor. Miss sorriso. No, non è proprio così, però veramente straordinaria al corpo libero anche. Sì, sì, una grandissima atleta, soprattutto appunto corpo libero e volteggio, una grandissima specialista. È l'inno del Belgio che va a salutare la vittoria di Nina Derwael. Ricordo che domani avremo la trasmissione dalle 17.30 su Rai Sport Più, e tra le migliori 8 del corpo libero vedremo anche la montepartina Lara Mori. Abbiamo avuto occasione anche di vedere recentemente in allenamento al centro internazionale di Brescia del Palageco, con il direttore tecnico Enrico Casella, molto decisa, molto determinata, sicuramente ginnasta che ha un futuro.
bella questa Italia che sta crescendo al femminile con tante possibilità. Ricordiamo che non ci sono nomi